Ennio De Giorgi nasce a Lecce l'8 febbraio 1928. In questa città frequenta le scuole fino al ginnasio. Dopo due lezioni di matematica, l'insegnante si sentì in difficoltà e chiese a De Giorgi di lasciarlo insegnare senza dire nulla per non rovinargli la lezione. Nel 1946, dopo aver conseguito la maturità classica a Lecce, Ennio si iscrive alla facoltà di ingegneria a Roma, ma l'anno successivo passa a matematica. 4 anni dopo si laurea con Mauro Picone con una tesi sulla teoria della misura. Subito dopo diventa assistente di Picone all'Istituto Castelnuovo di Roma. In tutte le attività a cui si dedicava, De Giorgi mostrava un impegno e una disponibilità che andava ben oltre i semplici doveri accademici. Un solo limite poneva alla sua collaborazione: il fermo rifiuto ad assumere cariche amministrative e burocratiche di qualunque tipo. Nel 1958 De Giorgi vince la cattedra di analisi matematica bandita dall'Università di Messina, dove prende servizio in dicembre. Nel 1900, al congresso dei matematici a Parigi, il matematico tedesco David Hilbert si dice convinto che la questione dei fondamenti della matematica sia ormai prossima ad essere chiusa. Signori, vi annuncio la fine della matematica. La nostra disciplina ha conseguito tali e tanti successi nel corso dell'Ottocento che il nostro lavoro è pressoché finito. Ho qui un elenco di 23 problemi da risolvere per dare piena autoconsistenza e solide fondamenta alla matematica, dopodiché non restano che dettagli. La convinzione di poter risolvere ogni problema matematico è per noi un prezioso incoraggiamento. De Giorgi, nel periodo di Messina, si occupa del 19° problema. Gli approcci, come dire, per risolvere i problemi di questo tipo sono essenzialmente, diciamo, possiamo dire, di due tipi. Uno che è un tipo, diciamo, quello che va sotto il nome di calcolo delle variazioni, in cui si fanno delle, come dire, piccole variazioni, perturbazioni della soluzione e si cerca il minimo di quello che si chiama un funzionale. Per fare un esempio, se io voglio, ho due punti nello spazio, voglio andare dal primo al secondo con la gravità, allora cerco qual è il percorso minimo da fare. Siccome c'è la gravità, non è la retta, ma è quello che si chiama la cicloide. Cioè la soluzione è una curva. Allora questo è il problema, trovare un funzionale, minimizzarlo e trovare la soluzione. Questo è un tipo di approccio, diciamo, al problema, perché poi facendo queste variazioni si arrivano delle equazioni che sono le equazioni di Eulero e si tratta di trovare le soluzioni per l'appunto di questo tipo di equazioni. Altro tipo di approccio invece è quello che si chiama i metodi diretti del calcolo delle variazioni, con un'idea che in matematica si usa molto spesso. Quando io ho un problema complicato, anche se può sembrare, come dire, strano, bene, è molto più facile generalizzare il problema, renderlo molto più, come dire, in uno spazio molto più astratto e cercare di capire nello spazio più astratto qual è la soluzione e poi, come dire, ritornare con i piedi per terra, cioè dimostrare che quella soluzione trovata in uno spazio molto astratto è la soluzione che stavo cercando. Quello che si dice in matematica con la parola, dimostrarne la regolarità. Allora, i due approcci sono andati avanti tutti e due. A un certo punto mancava, come dire, il trait d'union tra le due cose, perché da un lato si ottenevano delle soluzioni, come dire, molto, molto poco regolari, in spazi molto astratti, diciamo così. Dall'altro si ottenevano delle soluzioni regolari se i dati erano regolari. Mancava l'unione tra queste due cose. Nel 1957 De Giorgi risolve il 19° problema di Hilbert. Allo stesso problema in quegli anni lavorava anche il matematico americano John Nash, premio Nobel per l'economia nel 1995. Secondo alcuni biografi, la dimostrazione di De Giorgi è stata uno dei fattori scatenanti la follia di John Nash. Nell'autunno del 1959, su proposta di Alessandro Faedo,
De Giorgi si trasferisce alla Scuola Normale di Pisa, dove per quasi 40 anni tiene la cattedra di analisi matematica, algebrica e infinitesimale. La scuola pisana rappresentava un punto di riferimento insostituibile per tutta la comunità matematica, nazionale ed internazionale. Nel 1967, a Pisa, arriva Enrico Bombieri, che si era laureato occupandosi di teoria dei numeri. L'incontro tra De Giorgi e Bombieri ha avuto conseguenze importanti perché le due figure erano perfettamente complementari. Insieme a Giusti, i due matematici si occuparono del problema di Plateau. Nel 1847 il fisico belga Joseph Plateau aveva notato che immergendo un filo a forma chiusa in acqua saponata, quando lo si estrae, si forma al suo interno una superficie di area minima. Le bolle di sapone forniscono una soluzione empirica al problema di trovare superfici di area minima, mentre la soluzione esplicita era difficile da trovare. Il problema di Plateau riguarda la struttura di quelle che sono chiamate superfici minime, cioè superfici che hanno l'area più piccola possibile. Da un punto di vista così visivo, uno si può immaginare di prendere un anello di metallo, di bagnarlo in una bacinella che contiene dell'acqua col sapone e poi tirarlo fuori. Quando lo tira fuori, quello che rimane, diciamo, sull'anello si appoggia una superficie, una specie di bolla di sapone, che è, tra tutte le superfici possibili, quella che ha l'area più piccola di tutte. Quindi, naturalmente, se l'anello è rotondo e sta su un piano, verrà un piano. Se invece però questo anello lo storciamo un po' in modo che non è più sul piano, allora questa lamina di sapone si appoggerà sull'anello e non sarà più una superficie piana, ma sarà una superficie che però, diciamo, ha questa proprietà, che tra tutte quelle possibili è quella che ha l'area più piccola di tutte. All'inizio del Novecento, Sergei Bernstein aveva affrontato questo problema. Cosa succede se estendiamo all'infinito queste superfici? Ovvero, rimangono superfici piane? Bernstein dimostra che anche torcendo moltissimo un contorno ed estendendolo all'infinito, la superficie rimane un piano regolare. Per superfici a più dimensioni, sarà sempre vero? Saranno ancora regolari o presenteranno irregolarità, ovvero conterranno anche superfici che prima non c'erano? Il problema del calcolo di eventuali irregolarità per superfici a più dimensioni viene affrontato nel corso del Novecento da diversi matematici. Lo stesso De Giorgi risolve il problema di Bernstein per superfici a tre dimensioni. Frederick Almgren a quattro dimensioni e il matematico James Simmons lo risolve fino a sette dimensioni. All'inizio degli anni 50, Renato Cacioppoli aveva introdotto una generalizzazione del concetto di perimetro. De Giorgi lavorò alla sua teoria dei perimetri, percorrendo con sicurezza il cammino intravisto da Cacioppoli, senza aver mai parlato con lui. A Pisa, alla fine del 1968, De Giorgi, Bombieri e Giusti iniziano a lavorare al problema di Bernstein con la soluzione di Simmons, il quale aveva lasciato intendere che per superfici a otto dimensioni potevano esserci delle irregolarità. Fu un'impresa che durò non pochissimo, non è l'impresa di un giorno. Non si trattava soltanto di avere un'idea di come procedere, ma proprio il procedere stesso era molto molto complicato. Bisognava fare moltissimi conti, calcoli che si dovevano fare a mano ovviamente, perché non si trattava di calcoli numerici, erano formule che bisognava manipolare, che bisognava trovare delle funzioni speciali che risolvevano, che verificavano certe disuguaglianze. Erano dei risultati molto, era un lavoro di lunga lena. Io ricordo Bombieri e io lavoravamo la sera, anche fino a tardi a volte, e proprio cercando di condurre in porto un po', comunque di ottenere dei risultati parziali che potessero essere un po' così, su cui poi uno si potesse ancorare per andare avanti. Quando io arrivavo la mattina in dipartimento, un po' più tardi del solito, perché avevamo lavorato fino a tardi, trovavo De Giorgi seduto nel mio studio che aspettava per avere il resoconto di quello che era successo
la sera prima. Questa cosa è andata avanti per molto tempo, per più di un mese. Abbiamo consumato intere risme di carta la sera, intere scatole di gessi durante il giorno facendo i conti alla lavagna, finché poi alla fine, appunto, come avviene in tutti i lieti fini, in tutte le storie con lieto fine, le cose si sono messe insieme e siamo riusciti a dimostrare che cosa? A dimostrare che quello che aveva trovato Simon era il meglio possibile. In otto, fino a sette dimensioni aveva dimostrato Simon, non ci sono coni di area minima, tutte le superfici sono lisce. In otto dimensioni vengono fuori coni di area minima. Il cono di Simon era effettivamente un cono di area minima e quindi le superfici potevano essere singolari. Contemporaneamente si trovavano delle superfici su tutto lo spazio a dimensione 8 o superiore che non erano dei piani. Quindi il teorema di Bernstein valeva per superfici fino a dimensione 8 e poi non più. Questo per molti versi fu un risultato sorprendente, soprattutto perché Simons pensava che il calcolo fosse complicato, ma che comunque il problema di Bernstein sarebbe stato toccato marginalmente. Simons e molti matematici continuavano a credere, infatti, che anche a dimensioni superiori potessero mantenere la regolarità. Che sia un mistero il motivo della utilità della matematica nel comprendere la realtà non solo fisica ma anche biologica, economica, eccetera. Io penso che l'indicazione, diciamo, per me più suggestiva viene dal libro dei Proverbi, è uno dei più antichi libri della Bibbia, che a un certo punto dice che la matematica, cioè che la sapienza che è più grande della matematica era con Dio quando Dio creava il mondo, e la sapienza ama farsi trovare dagli uomini che la cercano e la amano. E io penso che la matematica sia una delle manifestazioni più significative dell'amore della sapienza. E come tale, ecco, la matematica è caratterizzata da un lato da una grande libertà, dall'altro da una intuizione che il mondo, diciamo, è grandissimo, è fatto di cose visibili e invisibili, e la matematica ha forse una capacità unica fra tutte le scienze di passare dalla osservazione delle cose visibili all'immaginazione delle cose invisibili. Questo forse è il segreto della forza della matematica. Ennio De Giorgi morì qualche mese dopo questa intervista.